stelle in cielo brilleranno lassù. Fantastic Five. Ci troviamo qui al Tennis Club di Siderno, ospitati dall'Atletico Siderno per disputare l'andata della prima partita di Coppa Calabria. Ci troviamo in compagnia dell'allenatore Maurizio Agostino dell'Atletico Siderno. A caldo, allenatore, le considerazioni di questa prima partita? È stata una bella partita, le due squadre hanno onorato al massimo l'impegno, il prestigioso impegno, perché la Coppa Calabria è una gran bella competizione, e hanno onorato veramente la partita. Una bella partita, 65 minuti dove il pubblico si è veramente divertito, dove si sono affrontate due belle squadre. Sia la Fantastic che l'Atletico si stanno preparando al meglio per disputare un ottimo campionato, e questo era un ottimo banco di prova per entrambe le squadre. Dal canto mio, la mia squadra ha fatto il massimo che poteva fare, ha cercato di contenere la Fantastic, che è una squadra ben attrezzata con giocatori importanti di categoria, però noi abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo veramente fatto bella figura a confronto di una squadra molto forte. Quali sono gli obiettivi per questa stagione della sua squadra? La società, per quanto riguarda l'Atletico, all'inizio mi ha chiesto di intraprendere un percorso, di cercare di formare un percorso, una squadra per cercare di competere a buoni livelli. L'obiettivo minimo che noi ci siamo preposti è quello di riuscire ad arrivare tra le prime 5 del campionato, riuscire quindi a disputare i playoff. Sarà difficile, sarà dura, perché ci sono tante squadre ben attrezzate, tante squadre forti, però noi ci impegneremo al massimo per raggiungere questo obiettivo. Come ha visto la squadra avversaria? La squadra avversaria è come me l'aspettavo, è ben allenata da Raffaele, mio ex compagno di squadra, e so le doti di Raffaele. Ha in campo elementi di indiscusso valore, è inutile fare nomi, ma una rosa molto molto competitiva. E quindi io la dico che la favorita per vincere il campionato è per fare una gran bella figura anche in Coppa. L'ho vista bene, è normale che le prime uscite ufficiali tutte le squadre hanno difficoltà, sia quelle più attrezzate sia quelle meno attrezzate, anzi forse le meno attrezzate all'inizio possono trarre qualche piccolo giovamento, ma a lungo andare questa squadra obiettivamente dovrebbe fare un campionato alla grande. Domenica la vedremo ospite della Fantastic Five. Cosa pensa più o meno? Noi cercheremo di farci fare la nostra partita, e l'obiettivo è quello di passare il turno. In questa competizione, nell'arco dei 120 minuti, conta poco vincere 2-1, pareggiare 2-2, vincere 3-2, cioè un gol di scarto è relativo. Veniamo là, cercheremo di fare la nostra partita e cercheremo di vincere con 2 gol di scarto per passare il turno. Il nostro obiettivo comunque è la crescita, cioè settimana prossima io come allenatore mi aspetto una squadra che cresce dal punto di vista tecnico, tattico, atletico. E quindi mi aspetto una partita ancora più bella rispetto a quella di oggi. Ok, la ringrazio. Grazie a voi, bocca al lupo. Una buona giornata. Le stelle in cielo brilleranno lassù, Fantastic Five.